Internalizzare i lavoratori dell'indotto, risposta efficiente, efficace e soprattutto economica, almeno secondo le organizzazioni sindacali, tanto per salvaguardare l'occupazione quanto per assicurare servizi più idonei ai calabresi. È per questo motivo che stamani i lavoratori che operano nell'indotto della Sorical hanno manifestato a Germaneto, un sit-in attraverso il quale il personale interessato ha chiesto ed ottenuto un incontro all'assessore con delega al lavoro Carlo Guccione. Noi abbiamo davanti un problema molto serio, che è quello dell'internalizzazione dei lavoratori dell'indotto, che puntualmente vengono ingiustamente licenziati, non ripresi a lavorare per la continuità, anche in riferimento alla legge regionale che garantisce la loro continuità. Stiamo parlando di 50 lavoratori, ma c'è stato un turnover che ha superato anche le 200 unità. Noi all'assessore chiederemo l'internalizzazione di questi lavoratori per un semplice motivo: primo, che non si fanno le gare d'appalto con tutti i rischi che ne consegue; secondo, perché effettivamente costa meno fare la manutenzione nella rete idrica calabrese; e terzo, perché ci sembra che dopo 20 anni che i lavoratori lavorano in qualsiasi situazione e con una grande precarietà abbiano invece un lavoro più stabile e più sicuro.